Saluto a voi, tutti i nostri tifosi sportivi in ascolto. Quindi il consueto incontro che ci dovrà sempre vedere, come ci ha visti in questo anno, che da quando stiamo insieme alla fine di ogni sessione di mercato, quindi ancora una volta per commentarlo, analizzarlo e magari sottopormi alle vostre domande. Quindi, come vedete, un mercato, l'ultimo di questa stagione calcistica, quello invernale, ci ha visti impegnati in acquisizioni, tre e ancora in tante, forse più cessioni che acquisizioni, come ci hanno caratterizzato anche le altre sessioni. Detto questo, mi sembra giusto che poi vi lasci a voi alle vostre domande, se non una considerazione personale che abbiamo cercato di attraverso le cessioni, di alleggerire ancora di più la rosa per raggiungere quel risultato anche tecnico, no? Che un responsabile di un'area tecnica si prefigge, quindi riuscire a dare all'allenatore una rosa più equilibrata possibile. Insieme anche a quello economico, perché alleggerendo, mandando a giocare dei calciatori che il tecnico magari può utilizzare di meno o non utilizzare, c'è anche un risultato economico, almeno ci si sforza a farlo. E quello in entrata, ci siamo sforzati a mettere a disposizione dell'allenatore qualche freccia in più nel proprio arco, come ho detto più di qualche volta, perché era giusto vedere a gennaio, analizzando quello che potevamo migliorare. Certo, migliorare una squadra che alla fine del girone di andata aveva fatto già 22 punti, insomma, e raggiungere quell'obiettivo iniziale che ci avevamo prefissato, e come ho detto prima, aver cercato di dare qualche freccia in più ad una squadra già collaudata, che dava affidamento. Però abbiamo colto delle occasioni, delle opportunità per aumentare ancora o dare all'allenatore delle soluzioni in più, lo abbiamo fatto nel modo in cui avete già saputo sapere. Quindi rimango in attesa, detto questo, delle vostre domande per poter poi analizzare più a fondo, attraverso i vostri dubbi, qualcosa che vi possa rispondere. Buongiorno direttore, di solito il calcio mercato invernale, dicono gli allenatori, rallenta, è un ostacolo per il Bologna. Alla fine però questo mese è stato positivo perché vi ha consentito di risparmiare sugli acquisti, cioè sono stati i risultati che poi vi hanno consentito di... Pensavate di acquistarne così poco a gennaio? Ma noi lo abbiamo, anzi, devo dire, per estremizzare un po' il termine, l'ho gridato, l'ho urlato, no? Quando ho detto, anche quando le cose non andavano bene, che avrei rifatto quello che è stato fatto, perché abbiamo creduto sempre in questa squadra per raggiungere l'obiettivo che ci avevamo prefissato, anche se venivamo dalla Serie B, ci eravamo arrivati per ultimi, non abbiamo avuto molto tempo per poter fare tutte quelle operazioni che poi sono state fatte. Quindi eravamo convinti di avere una rosa per arrivare a quell'obiettivo. Quindi non è che siamo stati condizionati nel non spendere dai risultati che questa squadra sta conseguendo. Da
abbiamo inteso per strategia cercare di dare, come ho detto prima, qualche freccia in più all'allenatore e magari poi ad obiettivo raggiunto, e ancora questo obiettivo c'è da raggiungerlo, bisogna secondo me ancora soffrire per poterlo raggiungere. Io sono molto preoccupato di questa euforia, di questo alzare l'asticella prima di aver raggiunto l'obiettivo primario, sottolineo, mi sta preoccupando questa situazione. Prima raggiungiamo il primo obiettivo, dopodiché si può parlare di altro. Quindi non l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto per pianificazione, poi una volta raggiunto l'obiettivo si apriranno altri scenari, che in base a questi scenari che la proprietà ci indicherà, andremo a fare magari quegli investimenti che oggi in questa fase di mercato, quella invernale, così avara di spunti, abbiamo dovuto veramente un po' tutti noi responsabili delle aree tecniche spremerci molto per poter cercare di arrivare a qualcosa per raggiungere ognuno per sé i propri obiettivi. Quanto è lontano secondo lei l'obiettivo? Più o meno tre vittorie, quattro vittorie? Per esempio domani è una sfida importante per noi. Viene in un turno dove si giocano tre partite e neanche in sette giorni, quindi questo può alterare un poco quello che per questo sono anche preoccupato, perché non sai, tre turni, questa è una squadra ancora che non è passata molto da queste situazioni, quindi il risultato di domani sarà molto importante per stabilire quanti punti possano servire per salvarsi. E quindi per noi è uno scontro diretto, perché io lo considero uno scontro diretto, sempre, fino a che il primo obiettivo non sarà raggiunto. Don Andoni oggi ha detto che a nomi per i giocatori che sono arrivati ci siamo, per quel che riguarda la condizione invece uno è il giocatore pronto. Ovviamente immagino che foste consapevoli che qualche giocatore potesse avere un ritardo di condizione, quindi le chiedo, è possibile che sia stato fatto un mercato anche pensando al futuro, nel senso, visto che la squadra ha 22 punti e comunque sta trovando delle sue certezze, proviamo ad andare a investire, a recuperare dei calciatori per il futuro, o invece sono state altre valutazioni che avete seguito? No, la prima valutazione, l'ho già detto, è stata quella di tenere conto alla fine del girone di andata quanto questa squadra aveva prodotto. Aveva prodotto 22 punti, quindi una squadra, testimonianza di una squadra che aveva quei valori tecnici per poter già da sola di per sé raggiungere quell'obiettivo che si era prefissato. È logico, come ho detto prima, aggiungere qualche freccia in più per beneficiarne, era anche quello che volevamo fare approfittando di questo mercato. È logico che chi oggi come Floccari è più pronto è una freccia in più pronta, quello che è meno pronto è una freccia in più meno pronta, ma poi sarà pronta, ma quindi sempre frecce in più sono, che era quello l'obiettivo che avevamo in testa. L'acquisto di Constant come lo dobbiamo inquadrare? Riallacciando un po' a questa domanda, perché è arrivato un giocatore svincolato, quindi si poteva prendere anche prima, nell'ultimo giorno di mercato forse, poi non era una vostra prima scelta, l'allenatore non è pronto. Come lo dobbiamo inquadrare dal punto di vista tecnico? L'avete preso pensando che possa essere una freccia in più? Quale punto dello scacchiere del Bologna, dal punto di vista tattico, tecnico? Per questo motivo ho detto che sono state tre frecce in più, chi è più pronto come Floccari, Costanza e Zuniga, per i motivi che voi sapete,
non sono così pronti come Floccari, ma ho detto, sono delle frecce in più su una squadra che per raggiungere quel suo obiettivo aveva già manifestato di poter essere all'altezza. Una volta, come ho detto prima, lo sottolineo, fare investimenti o spese in questa fase dove spunti non ce n'erano, tenendo conto sempre del nostro budget, era qualcosa che non era giusto fare. Lo faremo ad obiettivo raggiunto quando gli scenari che ci indicherà la proprietà saranno a conoscenza di tutti, dopodiché ci muoveremo in funzione di quei scenari. Direttore, il rifiuto... Per quanto riguarda la situazione tecnica, è un calciatore polivalente, un calciatore dove l'abbiamo visto giocare in Italia un campionato da interno di centrocampo, da esterno di centrocampo, gli ultimi addirittura nel Milan da esterno difensivo, quindi un calciatore dalle caratteristiche funzionali e in più ruoli. Dicevo, il rifiuto di qualcuno ha dovuto farle cambiare poi i piani in corsa, per esempio non è uscito un attaccante, non è arrivato quindi un attaccante, se ci fosse stata una soluzione diversa sarebbe arrivato qualche giocatore in più? Guarda, questo per noi, o per me per quanto mi riguarda, non è stato un mercato molto virtuoso, no? Non c'erano i motivi perché lo fosse. Avevamo, come ho detto prima, una squadra all'altezza dell'obiettivo che ci avevamo prefissato e quindi ci siamo mossi partendo da quelle considerazioni di prima, mettere intanto se dovevano arrivare dovevano essere perché a gennaio non è facile fare discorsi diversi, no? Quindi il nostro discorso qual era? Era quello di mettere, se qualcuno doveva arrivare, doveva essere di esperienza, nel senso doveva aggiungere qualcosa sotto questo aspetto. E quindi Zunica, Floccari e Constanza sotto questo aspetto lo erano. Dovevamo lasciare gli investimenti futuri con gli scenari futuri nel momento in cui avremmo raggiunto questo obiettivo, visto che questo mercato non offriva soluzioni funzionali al nostro budget. Quindi ci siamo mossi tenendo conto di questa situazione. E logico, come ho detto prima, non è stato molto virtuoso perché siamo partiti da queste considerazioni. C'è qualche giocatore che può finire fuori rosa per questa seconda parte di stagione o sono tutti dentro la lista di 25? No, noi abbiamo la fortuna di avere tanti giovani, per cui il fatto che abbiamo tanti giovani ci permette di avere tutti quelli, poi non è una rosa molto 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 in esubero, diciamo, non abbiamo, perché è una rosa che abbiamo con i portieri, esclusi i portieri, abbiamo 23-24 calciatori più portieri, quindi diciamo che siamo in grandissima in linea con quelle che erano le aspettative, perché poi sono stati fatti, come vedete dal foglio, che 9 anche cessioni, no, che vanno ad aggiungersi alle tante fatte nella sessione estiva, e quindi ne sono arrivati solo 3, perché Brignani è un ragazzo che è arrivato per andare ad arricchire settore giovanile. Voi sapete, in questo anno i nostri sforzi non di investimenti, perché investimenti non abbiamo fatti sotto questo aspetto, però di programmazione, di pianificazione, per mettere così in linea quelli che sono le linee guida del mio pensiero a livello giovanile, è stato fatto anche in quest'anno. Quindi Brignano è un ragazzo preso in prestito dalle potenzialità, con certe potenzialità, e quindi con lui sono 4, però in tutti gli effetti per la prima squadra sono 3. Prima o poi
il Bologna, insomma, poi è da quantificare, però non si può pensare che prima o poi non bisogna anche rientrare delle spese fatte forti in questo anno solare. Secondo lei, su alcuni talenti che ha Bologna, per quello che è stata la sua esperienza, hanno bisogno di, per maturare sia nella qualità ma anche nel valore, hanno bisogno di stare a Bologna un altro po', o già dalla prossima estate possiamo aspettarci trattative sommarie, eclatanti, su certi nomi che poi possiamo immaginare? Io considero, come hai detto te, perché quando ci sono delle spese, sono sempre spese, no? Non è che sono entrate, sono spese. Però bisogna vedere, quando si inizia una pianificazione, quelle spese, perché le fai quelle spese? Noi le abbiamo dovute fare perché siamo partiti come titolare, perché Castaldello era un calciatore che all'inizio di preparazione aveva avuto il crociato rotto con due titolari, sempre su indicazioni dell'allenatore, dove è che condivise da noi. Oconomo e Masina erano i due titolari da cui partire. Quindi quando devi fare, arrivando dalla Serie B, devi fare una squadra che deve raggiungere l'obiettivo salvezza e parti da queste situazioni, vorrei sapere come non si fa, come si deve andare per mangiare, se devi andare al supermercato, non hai niente da mangiare, devi andare a spendere. Quindi noi la spesa l'abbiamo fatta tenendo conto che dovevamo allestire una squadra e non solo una squadra titolare. Cosa che l'abbiamo fatto, e ve l'ho detto, abbiamo tenuto conto, e lo sottolineo, facendo una media di neanche 2 milioni a calciatore, quindi siamo in Serie A, io penso che una media così non sia una spesa così alta dal momento che dovevamo fare tanto. È logico che quando poi fai una spesa, quindi quello è l'aspetto economico, poi c'è l'aspetto anche tecnico, e quindi devi quando fai la spesa devi vedere come la fai la spesa, e quindi tecnicamente come è stata fatta. Se c'era anche un obiettivo da raggiungere, era quello della salvezza, quindi la spesa per andare a fare per creare una situazione tecnica per arrivare a quell'obiettivo, se oggi quell'obiettivo lo raggiungeremo, se lo raggiungeremo, quando lo raggiungeremo, vuol dire che quella spesa è stata, poi oltre il risultato sportivo bisogna dare una valutazione anche sotto l'aspetto economico. Se quella spesa che hai fatto è già gratificata dall'obiettivo che hai raggiunto, ma poi quando fai bene i conti e dici ho speso 10, ce n'ho 5, vuol dire che hai raggiunto l'obiettivo economico e sei meno 5. Se invece hai fatto quella spesa e sei a 11, vuol dire che hai raggiunto il risultato sportivo e stai a più 1. Quindi queste sono valutazioni che faremo alla fine, quando avremo raggiunto il risultato sportivo, e poi faremo anche i conti se quella spesa è stata fatta in funzione dell'obiettivo e se è stata fatta bene. Poi se bisogna rientrare, aspetteremo come sempre le indicazioni della società, per cui non ho della proprietà. Quindi questa è una domanda, una risposta alla tua domanda, non la mia considerazione. Questa è stata la tua domanda. Però lo chiedevo perché spesso l'interrogativo che spesso ci poniamo è: un giocatore come Diawara, ad esempio, metterlo subito sul mercato conviene o non conviene? Bisogna aspettare che maturi, ha ancora possibilità di incrementare il suo valore economico? Perché è chiaro che si pensa lui quando... Ancora, Luca, questa è una domanda che mi stai facendo te, non la sto dicendo io. Io quello che posso dire è confermo, perché noi oggi siamo, non vogliamo parlare del futuro, vogliamo parlare del presente. Il presente oggi ci vede ancora concentrati a raggiungere il risultato primario. Ecco perché sono preoccupato, perché si parla troppo di situazioni che ancora non ci vedono
dentro invece dentro il risultato che dobbiamo conseguire. Dentro una domanda personale, quando lei venne qua in conferenza stampa che le cose andavano abbastanza male, disse che lei avrebbe rifatto tutto, a qualcuno di noi, per esempio a me, sembrò che lei non avesse una gran capacità di autocritica, poi invece la situazione è andata diversamente e sono arrivati i risultati, però se può dircelo con sincerità, c'è stato un momento in cui lei ha temuto d'aver sbagliato, cioè ha detto qui la squadra non vince la partita, forse ne ho sbagliati diversi di giocatori? Sì. Io faccio questo lavoro da 35 anni e ogni volta che inizio una stagione so che tutto quello che si fa è tutto a rischio. Non ho perché è la mia storia che dice questo sempre. Dove ho lavorato è stato sempre così. Non sono quel direttore sportivo che ha avuto che ha avuto 15, 13, 20, 25 da poter spendere. Quindi magari si è dovuto creare le potenzialità per poi rivenderle a quelle cifre. Per cui quando parli di andare a scegliere delle potenzialità, è logico che sai già tu stesso che stai rischiando. E noi quest'anno, voglio fare riferimento ad altro, nelle altre stagioni calcistiche, ma quest'anno, iniziando con il Bologna, qualsiasi cosa che ho fatto era tutto a rischio. Quale non era a rischio? Era a rischio, ho fatto parlare perché ho preso dei calciatori che venivano da squadre retrocesse, e io lo sapevo, non è che non lo sapevo, però nel scegliere i Mirante, i Rossettini, che venivano da squadre, i Brienza, che venivano da tre squadre diverse che erano retrocesse, è logico che poteva parlare. Prendere calciatori dalle potenzialità e pagarli e investire su di loro era un rischio sulle potenzialità, ma è un rischio che sapevo di dover correre. E prendere qualche giocatore che magari non veniva da qualche stagione propositiva perché aveva avuto qualche acciacco o qualche infortunio, e sapevo che dava da parlare se non fossero arrivati i risultati. Non sono arrivati, e io li ho addebitati molto al fatto che è stata una squadra fatta in 50 giorni ex novo, e nel momento in cui chi deve giudicare, come avete dovuto giustamente giudicare voi, quindi non ti devi fare autocritica, perché non è giusto, tu devi giudicare su quello che vedi, e in quel momento vedevi una squadra che faceva fatica a raggiungere i risultati. Però io che lavoro non su quello che vedo, ma lavoro su quello che devo intravedere, è logico che quando tra virgolette, non dico, ho gridato a mia difesa dicendo che avrei rifatto tutto di quello che ho fatto, anche le cose che oggi non stanno andando, qualcuno non sta esprimendo al massimo le sue potenzialità o le sue qualità, poi la storia dirà fra qualche anno se anche quelli era giusto giudicarli in negativo o meno, quello lo dirà la storia, ma parliamo di quello che oggi si sta materializzando, quindi era giusto che io difendessi quelle scelte, ma perché ero convinto, per cui quando mi si criticava la scelta di Terzo e Giacchiarini in avanti, uno per un motivo uno per l'altro, io ero convinto di aver fatto quelle scelte giuste. Quando mi si criticava Mirante, Rossettini e Brienza che venivano da squadre retrocesse, ero convinto di aver preso dei calciatori che erano importanti per raggiungere il nostro obiettivo. Sai che Bellucci diceva sempre che lui non voleva mai avere dei compagni retrocessi, perché dice chi è retrocesso una volta non gli interessa più di retrocedere un'altra.
Simone, io Bellucci dice una cosa, io ne dico un'altra, poi dopo tu ne dici un'altra, ognuno di noi, no no, ma una battuta, però nel calcio è così, io dico sempre c'è Roma, ogni strada, ognuno conosce la sua per arrivare a Roma, quindi non è detto che quello che dice Bellucci non sia la strada per arrivare a Roma, io conosco la mia, e cerco di andare avanti sempre su quella strada che mi ha portato ad essere quello che oggi nel bene e nel male sono riuscito ad ottenere nel calcio. Direttore, mi può dire per quale motivo positivamente, proprio perché insomma credo che tu hai detto che sei preoccupato, la realtà è che probabilmente con 6, 7, forse 8 punti si può arrivare da qui alla salvezza e insomma, obiettivamente Bologna insomma, sembra che non abbia problemi, non solo a fare quelli ma molti di più. Ecco, qual è la tua preoccupazione? Cioè, non credo che tu ora abbia una preoccupazione di salvezza. No, io ho una preoccupazione di arrivare all'obiettivo. Io oggi ho detto, siamo sull'ultima curva, vediamo il traguardo vicino, ma dall'ultima curva al traguardo bisogna arrivarci, non è che ne ho viste tante in questi anni di calcio, quindi io non voglio fare, non lo dico per fare, perché sono preoccupato tra virgolette, perché vedo che si alza l'asticella, c'è troppa euforia, però io parto sempre da quella considerazione, vorrei che anche voi, c'è da raggiungere prima l'obiettivo, c'è da raggiungere il traguardo, il primo traguardo, che è quello principale, quello primario. Direttore, oggi Donadoni in conferenza stampa ha tirato un po' le orecchie da alcuni giovani che a suo dire non dimostrerebbero di avere la fame necessaria a conquistarsi un posto in squadra. Io le chiedo, come si può curare, dico tra virgolette, questa malattia, se si può curare la mancanza di fame e se il suo ruolo da direttore sportivo in questo caso può in qualche modo essere d'aiuto oppure no? Ah, noi siamo... Perché è grave che per un giovane che appunto si affaccia una ribalta così importante come la Serie A in realtà dimostri di avere poca fame. Non è grave, questa è una parola... La parola che non è grave, è un giovane ha un suo percorso di crescita, e tutti noi sappiamo che nella sua crescita ci sono i momenti, si passa da questi momenti, non i giovani che ci sono qui, tutti i giovani. Quindi io ne ho avuti tanti che poi, pur passando da queste situazioni, sono diventati grandi campioni, ho avuto anche quelli che pensavo che potessero diventare grandi campioni, da questi momenti di crescita sono regrediti a posto di crescita. Quindi, però noi siamo quelli che dobbiamo cercare di aiutarli, i ragazzi, proprio perché sono giovani, come lo fa Donadoni da una parte, pur tenendo conto e sbandierando queste situazioni, perché attraverso anche queste situazioni loro possano prendere coscienza e possano essere d'aiuto per la loro crescita. Queste sono fasi, siamo in una fase normale, non è un fatto grave, è un fatto normale un giovane che ci siano gli alti e i bassi. Qualsiasi giovane che è stato giovane anche campione è passato da queste fasi. Tu però ha detto che, forse l'ha detto come monito per tenere sulla attenzione, però ha detto che non vede quella feroce determinazione che invece... Ma ti ho detto, per me è un fatto normale che loro dica, è un fatto normale che i giovani passino da queste situazioni, e noi e loro insieme dobbiamo aiutarci, aiutarli e loro capire che in una fase di crescita devono cercare di pur essendo fisiologico, normale, devono cercare di essere
di essere più concentrati e determinati, ma queste cose si dicono perché è in una situazione fisiologica, non c'è niente di nuovo in questo, per cui non è che c'è il giovane del Bologna che è così, un giovane che sta nel Milan, nel Real Madrid è diverso, i giovani sono tutti così, noi dobbiamo fare in modo attraverso anche queste cose che siano di aiuto per fargli capire che devono essere più concentrati e determinati, ma quello che il giovane del Bologna è uguale al giovane che sta al Bayern e che sta da tutte le altre parti. Direttore, lei conoscerà i numeri meglio di me, io vado più o meno a memoria, in un anno dal gennaio scorso a questo gennaio, una quarantina di cessioni, una trentina di acquisti. Con questo mercato di gennaio si può ritenere ultimata la rivoluzione, il percorso che ha riportato il Bologna in Serie A? Ci si può attendere che da qui al prossimo futuro ci saranno strategie diverse con magari pochi acquisti, più mirati e magari se necessaria qualche cessione, insomma si cambierà l'equilibrio? Io ho sempre cercato di guardare al futuro pensando prima al presente. E il presente è figlio anche del passato. Il passato avevamo degli obiettivi da raggiungere, questa proprietà è arrivata a gennaio, quindi c'era un obiettivo primario che era quello di andare in Serie A, l'abbiamo raggiunto, quindi c'erano degli step, il primo step era quello di andare in Serie A, il secondo era quello di mantenere questa categoria, il terzo era quello di creare attraverso le spese che sono state fatte per mantenere questa categoria, farlo attraverso risorse tecniche che un domani potessero essere anche risorse economiche. Una volta raggiunto l'obiettivo primario che è la salvezza, poi ci si riassetta, perché è giusto fare un'analisi di questi obiettivi che una volta raggiunti di riassettare tutto e dal momento che si apriranno altri scenari, davanti ad altri scenari la proprietà ce li indicherà quali possono essere, dopodiché il responsabile dell'area tecnica lavorerà per raggiungere in base agli scenari che si apriranno gli obiettivi che andranno ad essere indicati. Responsabile della tecnica che rimane lei. Perché non sì, perché visto che le voci girano. Ah, beh. Ha già risposto ieri, molto. Cosa? Ha già risposto ieri molto efficacemente. Allora non ne parliamo, c'è già risposto. Perfetto. Basta riprendere quello che è stato detto in maniera così scherzosa. È stato quello che insomma un po' è questo. In poche parole, se Bologna raggiungesse l'obiettivo per un direttore sportivo come lei, magari seguendo il filo un po' di quello che è, insomma, Bologna ha dei giocatori, per esempio Chiesetti, c'è un investimento importante, ancora non ha trovato spazio, è solo di Avarà, di fatto gli ha chiuso un posto, Bayern a destra un altro investimento importante, si è trovato una soluzione diversa, alternativa. Diciamo che Bologna raggiunga l'obiettivo nelle prossime X partite. In Bologna, anzi, Pantaleo Corvino preferisce arrivare, mantenere la decima posizione, oppure magari arrivare quattordicesimo, ma avere la possibilità di vedere in campo anche eventualmente chi ancora non è riuscito a esprimersi al meglio, come dicevamo prima. No, questa è una domanda che dove già ho trovato risposta in tutto quello che ho detto prima. Dobbiamo raggiungere questo obiettivo, dopodiché tutti gli scenari che si apriranno che ce li indicherà la proprietà, dopodiché noi lavoreremo per cercare di raggiungere quegli altri obiettivi che la proprietà ci indicherà. Il modo come lo faremo, poi quando sarà il momento ne parleremo. Adesso io sono concentrato sul presente, perché c'è un obiettivo da raggiungere e non voglio parlare di quei scenari che dopo si apriranno una volta raggiunto. Voi invece
state già dando per scontato tutto, noi non, questa è la cosa che mi sta un po' preoccupando, tra virgolette, che non è giusto secondo me. Rimaniamo tutti con i piedi per terra, c'è da fare ancora, ho detto, c'è da fare l'ultimo strappo, ma facciamolo prima, dobbiamo una volta fatto e poi stacchiamo il nastro. Dopo, una volta staccato il nastro, si riavvolge tutto, gli scenari che si apriranno ce li indicherà la proprietà, dopodiché parleremo tutti poi di quegli scenari. Anche in questo mercato c'è qualche retroscena che ci può raccontare, magari qualche giocatore che può aver seguito poi per motivi di budget piuttosto che di sviluppi delle trame del mercato sono poi... No, perché la proprietà, come ho detto, gli investimenti pensato giusto, perché c'era una squadra che stava dimostrando con 22 punti di essere all'altezza di lasciarli per la, davanti agli scenari futuri che andremo a, che poi ci indicherà, e quindi il mio è stato più un mercato per cercare, ecco, attraverso già 9 cessioni che sono state fatte e in più qualche altra situazione che poi non si è materializzata, per cui il grande lavoro è stato ancora per cercare di, con le 38 in un anno, 38 tra risoluzioni e trasferimenti, di alleggerire il cassiere e di alleggerire l'allenatore, e anche per dare la possibilità a noi e a me come responsabile della tecnica vedere qualche ragazzo giocare da qualche altra parte per poi avere un'idea completa sul calciatore. Quindi in entrata non è stato un mercato molto, come ho detto prima, virtuoso. Che mi avevamo degli obiettivi, quello di portare qualcuno da aggiungere ad una rosa già importante per l'obiettivo che ci avevamo prefissato. Volevamo farlo con giocatori di esperienza, quindi sono arrivati. Virtuosismi non ce ne sono stati da farmi ricordare qualcosa di particolare. Ha parlato di un obiettivo da raggiungere, giustamente, quello dei 40 punti, quelli che saranno per la salvezza. Al raggiungimento di quegli obiettivi si parlerà anche magari di altre questioni di mercato che sono aperte, per esempio il riscatto di Giaccherini, o vi siete già portati avanti in qualche modo? Avete parlato con Sunderland, al di là che con la gente che ovviamente lo vedi a porta. Su Giaccherini credo che abbiamo dimostrato di crederci, quindi non vedo perché non dovremmo continuare a non crederci, magari quando già ci siamo consolidati in un campionato, se ci vedrà raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati. E quindi poi dopodiché, insomma, come ho detto prima, ci sarà un momento dove la proprietà ci darà le coordinate e dopo, quindi andremo in quelle direzioni. Ci riprovo, faccio un nuovo tentativo. Tra i nomi che erano così circolati come idee, speranze, qualora poi ci fossero state tutte le varie circostanze, ovvero che fossero stati concessi prestiti gratuiti e quant'altro, erano circolati i nomi di Aviani, di Sharawi, si vociferava che fosse stato proposto Cerci, c'è stato l'attaccante argentino che poi non è andato all'Inter. Sono state effettivamente, anche se per pochi giorni o diversi giorni, giocatori che potevano essere nel mirino del Bologna, posto che poi ovviamente... Ma io nell'analisi iniziale credo di averlo già indicato come ci siamo mossi e come potevamo muoverci, per cui certi calciatori, sapendo che non sono dentro un budget del Bologna, non posso neanche pensare di andarli ad analizzare. Quelli che hai detto te erano tutti fuori budget, per cui non ci sono stati i nostri pensieri, perché non potevamo
avvicinarci. Direttore, chiedo due chiarimenti su operazioni minori. Siccome il Cesena ha annunciato Falco con opzione e contro opzione, così non è un prestito? Sì, sì, no, prestito con opzione e contro opzione. Okay. E Morlea invece è in scadenza giugno? No, c'è ancora un altro anno di contratto. Un altro anno. A proposito questioni tecniche, bisogna dare la lista, siamo dei 25, Bologna facendo due conti non ha problemi, quindi non prevede di escludere qualcuno, magari in seguito, magari un rifiuto che ha ricevuto sul mercato, insomma, saranno tutti in lista i giocatori disponibili? Sì, sì, ho già risposto. Ha risposto. Tra le mani ha degli altri di Avarà? Ah, questo lo vedremo ad obiettivo raggiunto. Lo vedremo, detto, non ho detto di lo vedremo. Il direttore ha raggiunto tutti gli obiettivi che si era prefissato all'inizio del mercato, oppure no, si è dovuto adeguare in qualche situazione, e che voto dà il mercato di gennaio del Bologna? Ah, i voti li date voi, io non mi piace mai assegnarmi un voto. Che ho detto sì, perché quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto sapendo che al mister erano tutte soluzioni che lui ha condiviso, e quindi diciamo che siamo soddisfatti, come ho detto prima, perché abbiamo aggiunto qualcosa in più a questa squadra. Esiste un discorso rinnovi da affrontare nei 40 punti, per pagare a Ferrari? Tutti gli scenari sono tutti da proporre dopo l'obiettivo raggiunto. Bene. Se non ci sono altre domande. Te posto, ragazzi. Bene. Grazie. Grazie. Ciao, grazie.